Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo ennesimo post GP. Questo weekend è andata in scena solo la Formula 1, le quattro ruote, secondo appuntamento consecutivo al Red Bull Ring, tanti colpi di scena, ne parliamo subito dopo la sigla. Eccoci di nuovo qua, prima di cominciare vi volevo ricordare come sempre di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro. Siamo quasi a 4.000 iscritti, il che mi fa molto piacere e spero col vostro supporto di riuscire a portare sempre più contenuti e sempre più interattivi e di coinvolgervi di più. Bene, detto questo, partiamo subito con Max Verstappen, assoluto dominatore del due weekend, diciamo, austriaci, in casa Red Bull, questa volta con le tribune orange completamente colorate, tutti a fare tipo per lui. Non immagino cosa possa succedere a Zandvoort. Dominato dalle libere in poi, gara in qualifica, per poco Lando non gli ha soffiato la pole con la McLaren, un giro incredibile perché è vero che è un giro secco, ma comunque guida pur sempre una McLaren. Col suo compagno Daniel Ricciardo, che non è l'ultimo arrivato, che sta facendo molta più fatica, e quindi tanta roba Lando. Comunque torniamo a Max, che poi ha dominato in gara, non l'hanno praticamente mai inquadrato, se lo sono persi di vista. Ha vinto con oltre 25 secondi di margine e ha 32 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, che sta arrancando un po' brancolando nel buio, specialmente questo weekend, e a vedere così sembra che Max sia veramente il reale favorito per questo titolo. Non saprei dire sinceramente i discorsi, ma Red Bull superiore, ma lo stai aggiustando la pacca con la macchina inferiore, non saprei dirli, perché se guardiamo Perez ha dei weekend ottimi, delle ottime gare, però in qualifica è sempre indietro, botta su uguale, quindi la livella sui secondi piloti non possiamo fare troppo affidamento, perché diciamo che c'è un'alternanza di prestazione abbastanza importante. Diciamo solo che semplicemente Verstappen sembra più veloce da tanti weekend a questa parte rispetto a Lewis Hamilton, e ci deve essere una bella inversione di tendenza, perché sì, è vero che ci sono tanti GP prima della fine, ma la Red Bull è fortissima sulle gomme, ha tantissimo motore e nel lento è fortissimo, efficienza aerodinamica, lo sappiamo, Adrian Newey è sempre stato un fenomeno, se non il migliore in assoluto. E quindi sono curioso già a vedere Silverstone, che sarà un bel banco di prova perché è una pista assolutamente completa, con curve da alto carico e tanti punti misti e punti dove serve il motore, e lì sarà il banco di prova definitivo. Se vai forte lì, vai forte ovunque. Mercedes ha faticato tanto, Bottas è riuscito un po' a salvare la faccia, un ordine scuderia che non si sente quasi mai. Bottas passa Lewis in curva 1, cosa che veramente, io che ricordi sinceramente, sarà successo qualche volta, ma in questo momento non mi viene proprio in mente. Hamilton che non ne aveva, crisi totale, si è salvato con un quarto posto, anche perché comunque Perez e gli altri dietro sono andati un po' fastidio ed erano un po' distanti, perché non aveva assolutamente il ritmo e ha degradato tantissimo gli pneumatici. Sembra che quando è uscito di pista è andato sul disfasore, abbia danneggiato il fondo, questo non lo sappiamo, però veramente in crisi Lewis sembra che è molto giù di tono. E vediamo se nella sua Silverstone riuscirà a ribaltare questa situazione. Bottas gara consistente secondo, limitato i danni, anche se è stato talonato da vicino da Lando Norris, che ha preso un podio incredibile, terzo posto, quasi, non era lontano dal secondo posto. Poi, tralasciando adesso i valori in campo, penalità assurde, la più clamorosa è quella di Lando, 5 secondi per aver tenuto all'esterno Perez. A un certo punto, quando lo lasci in una macchina e poi arrivi al centro curva, secondo me, c'è lì te che sei dietro specialmente all'esterno, dovresti mollare il piede un attimo e alzare. E quello che non ha fatto secondo me Perez con Leclerc, non sono proprio uguali le due situazioni, perché Leclerc era praticamente avanti in staccata, Perez ha mollato i freni e l'ha spinto fuori. Tu dovresti sempre cercare di lasciare lo spazio per una macchina all'esterno, e lì non c'era, Perez l'ha fatto ben due volte. 5 secondi per 5 secondi non ha senso, perché fai 5 o 10, oppure dai una bandiera bianconera, 5 bandiera bianconera o 5 un drive thru, non lo so, comunque non ha senso secondo me due penalità così, perché Perez dopo ha preso vantaggio comunque e questo gap gli ha permesso di rimanere davanti a Charles per esempio, e gara rovinata per Leclerc, perché sì, dai 5 secondi quello davanti ma non ti permette di passarlo, tu avevi più ritmo.
e quindi non so, penalità sicuramente da rivedere. E che palle che sinceramente in gara di motorsport questi tiritere, queste robine che non c'è nessun contatto, al minimo eccesso si continua a dire penalità, bloccate quello, anche i piloti ormai, diciamo, ogni situazione minimo di blocco in qualifica, come è successo tra Alonso e Vettel o in gara, ogni minima toccata così non si può fare più niente, è veramente frustrante ed è una cosa che comunque vedo e noto tra i vari appassionati, che quello che ricordano più della Formula 1 del passato è molto queste situazioni qua, non è tanto le macchine, che è vero sono molto tecnologiche, molto larghe e fatica a stare vicino alle macchine davanti, però se oltretutto quando succedono queste minime lotte togli il gusto o penalizzi i piloti, cose a casaccio, punti della patente, secondo di penalità, partenza dai box del GP dopo, tutte queste cose qua per cose assolutamente non gravi, non lo so, mi viene da dire che c'è molto molto da lavorare per questa Formula 1. Ferrari con Leclerc, gara completamente danneggiata da Perez, diciamo, aveva nel pallino un quinto posto che poi alla fine è andato a Sainz con la penalità di Sergio. E gara consistente per lui, Ferrari sempre ottima sul passo gara e in qualifica ha faticato tanto, però col senno di poi mi viene da dire Aston Martin si è convertito al Control e Russell per esempio che si sono qualificati, e allora Russell è riuscito a qualificarsi con la media, le Aston con la rossa, e comunque fatto sta che chi partiva davanti a loro magari nella top 10 ma settimo, ottavo, nono, decimo, con la rossa alla fine abbiamo visto che non ha pagato perché ti dovevi fermare molto presto in gara e poi non avevi ritmo e sei finito dentro il traffico e non hai potuto fare il tuo ritmo e un secondo qui stop per giunta e quindi alla fine non ha pagato. Col senno di poi era meglio qualificarsi undicesimo, dodicesimo invece che ottavi, perché parte con una gomma gialla che ti permette di fare tanti più giri e di fare sicuramente una sosta sola. Bellissima lotta per il decimo posto tra Alonso e Russell, con Russell sfigatissimo che guarda, non si riesce a togliere questa cosa tra il girarsi da solo a Imola l'anno scorso, tra i ritiri, tra i vari ritiri o incidenti con Bottas a Imola sempre, con la dimenticanza delle gomme in Bahrain quando aveva la Mercedes, insomma il capitano di Cote di Crude, poverino, speriamo che salga più presto sulla pressa d'argento e che dia spettacolo, non vedo l'ora di vederlo al fianco di Lewis. Alonso ottimo decimo posto, in qualifica è stato danneggiato da Sebastian Vettel, non per colpa di Seb ma perché comunque pista da un minuto è facilissimo trovare traffico, tutti si incolonnano lì in quel punto e lì l'ingegnere comunque ti deve dire le cose, tu sei in macchina. Comunque, senza parlare di questo, ottima gara di Nando, sta bastonando Ocon per bene da parecchi GP e mi piace vederlo molto gasato, molto in palla, e vediamo se da qui al 2024 Alpine gli darà una macchina per poter almeno lottare per il podio. Toro Rosso, anche loro sia con Gasly che con Tsunoda hanno pagato un po' il fatto di essere partiti con la rossa, comunque è una macchina che comunque la velocità ce l'ha, e Gasly sempre meglio di Tsunoda in gara, più consistente, sicuramente più esperto anche sui pneumatici e strategia, e hanno comunque pagato un pochino il discorso, come dicevo, della gomma rossa, così come Vettel e Stroll che partiti benissimo, anche Seb ha recuperato quello che la penalità gli aveva tolto, se poi crollare a fine gara perché hanno dovuto fare due pit e si sono trovati nel traffico senza poter fare il loro ritmo. E tra l'altro il contatto con Kimi, che secondo me in quel momento era ubriaco, non lo so, perché il fatto di dire non l'ho visto, non so, era tre quarti di macchina avanti, mi sembra molto strano. Comunque detto questo non avrebbero lottato nessun di due per i punti. Williams, come dicevamo, con Russell vicino alla zona punti. Latifi, gara discreto, ovviamente in gara non ho lo stesso passo, lo stesso talento di Giorgio, ormai l'abbiamo visto. Haas, che sappiamo che non porta aggiornamenti fino al 2022, è una lotta diciamo interna per vedere chi è il più talentuoso tra Schumacher e Mazepin, finora sembra non esserci storia ai favori di Mick Schumacher. E niente, questo post GP finisce qua, non vedo l'ora di trovarci a Silverstone, il Gran Premio d'Inghilterra sarà il primo che prevede la sprint race nel weekend, ovvero avremo un'ora di prove libere il venerdì seguiti dalle qualifiche Q1, Q2, Q3 nel pomeriggio, poi avremo la sprint race di 100 km il sabato, un altro turno di libere e poi la gara domenica solita di 300 km e con qualche punto anche assegnato alla sprint race, però mi piace l'idea di vedere una gara da mezz'ora dove tutti devono dare tutto e in così poco tempo, con magari facendo 15 giri, quindi dare tutto per tutto con una mescola sola, e secondo me ne vedremo delle belle.
E niente, se state qui fino adesso vi ringrazio come sempre, supportate il canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!